Buongiorno, sì, siamo in compagnia del capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, Riccardo Nuti, al quale chiediamo innanzitutto una battuta sull'eventualità che ci siano degli aperturisti, se ne è parlato molto in questi giorni, del Movimento 5 Stelle verso il Partito Democratico. Oggi Grillo sul suo blog scrive Orellana come scilipoti, perché Orellana, senatore del Movimento 5 Stelle, ha detto non ci siano tabù nel dialogo verso il PD. Intanto questi aperturisti ci sono o non ci sono? Sarebbero 15 secondo alcune fonti. Ma guardi, io dico, se ci sono si palesino, dicano tranquillamente chi sono e cosa vogliono fare. Eventualmente vogliono fare un'alleanza col PD, lo facciano, ovviamente fuori dal Movimento 5 Stelle, ma per una questione semplicemente di coerenza, qualcosa che forse si è persa in Italia e non si conosce più. Noi abbiamo accettato un codice di comportamento davanti agli elettori e ai cittadini, che noi eravamo disposti a fare delle alleanze con questi partiti, ma eventualmente a discutere su singoli punti. Quindi se i partiti sono d'accordo su delle proposte che facciamo noi, ben venga, non certo vietiamo ai partiti di votare le nostre proposte o comunque delle proposte che riteniamo buone e utili per i cittadini. Se invece parliamo di fare alleanze col PD, beh, noi l'abbiamo, io lo dico dal novembre 2012 che degli scillipoti del Movimento 5 Stelle ci sarebbero stati, beh, però ha detto sempre in campagna elettorale, quindi non vedo perché ci si stupisce di questo. Però io ritengo una cosa, che andare a fare un'alleanza o un dialogo per un nuovo governo, Letta bis quanto assurdo, con chi ha bocciato il risparmio di 15 miliardi di euro sui cacciabombardieri F-35, con chi il PD in primis ha fatto un condono per coloro che gestiscono le slot machine e i videopoker, passando da 2 miliardi e mezzo a 600 milioni, con chi ha permesso di mettere ancora l'IMU sui capannoni industriali, cosa che invece era stata promessa che sarebbe stata o ridotta o eliminata, beh, e tante altre cose che potremmo raccontare fatte in questi mesi, senza ricordare poi le scandalo Montepaschi di Siena e tanti altri di questi anni, è quantomeno incoerente non solo con il punto delle alleanze, ma proprio con i punti del nostro programma. Non c'è solo Orellana, un altro senatore, Campanella, oggi ha dichiarato questo metodo però del taglia e purifica non funziona. Si faceva riferimento al fatto di esprimere delle opinioni differenti e di rischiare di dover uscire dal movimento. Ma ci si è candidati sapendo determinate cose. Quando si diceva tutti a casa, veniva facile stare accanto a Beppe Grillo, dietro Beppe Grillo e farsi la foto con lui e così via, non si criticava il punto tutti a casa, e ora invece ci si scopre che invece anche questo punto, che era un principio base del Movimento 5 Stelle, lo si mette in discussione. Nel Movimento 5 Stelle si può discutere di tante cose, ma se si discute dei principi base, che sono quelli che quando sei entrato nel Movimento 5 Stelle ti sono stati detti, sono stati anche scritti, beh, diciamo che si può andare anche in tanti altri gruppi, in tanti altri partiti, ma nel Movimento 5 Stelle almeno quelle poche cose base devono essere rispettate, anche perché voglio specificare una cosa, il tutti a casa non è un messaggio semplicemente populistico della serie tutti sono inutili, non serve a niente e così via, ma è semplicemente frutto della conoscenza dei disastri fatti in questi anni, cioè della complicità di questi partiti in tutti gli scandali che sono emersi in questi anni. Quindi è motivato il tutti a casa, non è un semplice messaggio per prendere consenso, è frutto di della conoscenza. Se poi ci sono parlamentari che non si ricordano queste cose, noi possiamo gli possiamo ricordare, ma se non sono d'accordo su fatti, quindi non più opinioni, beh, non possiamo farci nient'altro, però dobbiamo essere coerenti nei confronti degli elettori. Purtroppo devo dire, non siamo abituati in Italia a dei partiti che sono coerenti, perché abbiamo quelli che ti dicono aboliamo l'IMU, leviamo l'IMU e poi la cambiano con service tax, però intanto ci hanno preso in giro. Vorreste andare a votare col Porcellum, con l'attuale legge elettorale? La nostra posizione, e la ringrazio della domanda, sulla legge elettorale è molto chiara. Si sta parlando in questo momento di fare, fra i partiti intendo dire, il Porcellum o il Super Porcellum, cioè cambiare il Porcellum noi siamo d'accordo, però peggiorarlo siamo contrari, migliorarlo sì. Infatti ieri nella riunione congiunta con Camera e Senato abbiamo presentato una nostra proposta all'Assemblea di legge elettorale che non c'entra niente né col Porcellum né col Super Porcellum. Ovviamente non ci discuteremo questa legge con i partiti, perché la loro intenzione è peggiorare il Porcellum e non ne abbiamo intenzione, mentre invece la metteremo in rete e la faremo discutere dagli iscritti al Movimento 5 Stelle, proprio perché non deve essere una legge
per il Movimento 5 Stelle, a favore del Movimento 5 Stelle, ma per la cittadinanza. Quindi poi ci saranno dei consigli, dei miglioramenti o meno, e poi eventualmente definiremo la proposta. Ieri c'è stata questa riunione, proseguita questa mattina, ma avete un'idea, avete fatto i conti di quanti sono gli aperturisti, quanti i parlamentari del Movimento disposti ad un dialogo ed eventualmente a un'alleanza con il PD? Vi sarete fatti un'idea? Guardi, sinceramente questa mattina non abbiamo parlato di questo argomento, abbiamo parlato dell'organizzazione dei banchetti che faremo il 6, 7 e l'8 a Piazza San Silvestre a Montecitorio a Roma e il coordinamento con i banchetti sull'argomento Costituzione in tutta Italia. Poi abbiamo parlato di una proposta di legge che stiamo cercando di portare avanti sull'acqua pubblica e sinceramente gli aperturisti, come vengono definiti, probabilmente non erano neanche presenti. Grazie, sinceramente Marisa, non è un tema che ci appassiona più di tanto. Per passare invece la linea...